Con un nuovo appuntamento con l'informazione sanitaria. Ospite in studio è ancora la dottoressa Federica Gamna, direttore della struttura complessa di medicina fisica neuroriabilitativa dell'azienda ospedaliera universitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano. Dottoressa, abbiamo specificato di che cosa si occupa la medicina fisica neuroriabilitativa. Abbiamo parlato di percorso terapeutico e di giardino sensoriale. Ma quanto è importante la relazione tra riabilitazione, cervello e sensi? Beh, diciamo che è essenziale, nel senso che sempre più si è compreso che intanto i neuroni, per dirla in maniera volgare, imparano e si riconnettono e quindi esiste una plasticità del sistema neuronale che consente dei recuperi a cui una volta non si pensava. Si è anche visto che i limiti che venivano posti un tempo, l'idea che un paziente, per esempio, con ictus dopo 9 mesi, massimo 12 mesi, non avesse più potenziali di recupero, sono stati in qualche modo sfatati dalla ricerca, perché esiste proprio questa plasticità che fa sì che in realtà il cervello si riorganizzi anche ben oltre un anno dall'evento, e questo ci dà ovviamente delle potenzialità, delle speranze in più. L'altro aspetto fondamentale è stato capire l'interrelazione stretta che esiste fra gli schemi motori e quelli cognitivo-comportamentali, quindi l'importanza che hanno reciprocamente le funzioni cognitive, le funzioni motorie nell'influenzarsi positivamente e reciprocamente. Quindi anche questo ci ha dato nuovi stimoli e in qualche modo ha aperto nuove frontiere, nuove strade nel campo della riabilitazione. E poi, naturalmente, questo è qua è intuitivo, ma lo si sta dimostrando dell'importanza che hanno le emozioni nei percorsi, soprattutto quando sono percorsi di lunga durata, e di quanto le emozioni sono importanti in quell'aspetto fondamentale che è la motivazione del paziente a decidere di voler investire su se stesso. Infatti, quali sono le aspettative o comunque le motivazioni di un paziente su cui far leva anche? Ma le motivazioni anche qui possono essere le più varie. A me piace sempre interrogarmi su qual è, se il paziente può parlare, può comunicare, anche magari con difficoltà, attraverso tavole comunicative. In qualche caso abbiamo pazienti che muovono solo gli occhi, quindi la comunicazione avviene magari attraverso un sistema informatizzato che permette di costruire la voce del paziente sulla base del fatto che il paziente punta delle lettere su un computer che le traduce in linguaggio, quindi non sempre è facile parlarsi, ci possono essere delle difficoltà di comunicazione anche estreme, ma se il paziente è in grado di comunicare, la cosa fondamentale è appunto chiedere a lui e interrogarlo su qual è la sua piccola olimpiade. In genere, si dice questo. Magari per un paziente con una grave broncopneumopatia cronica, per esempio, la sua piccola olimpiade potrebbe essere, dopo un lungo percorso, riuscire a rifare la scala di casa con la borsa della spesa. Questo potrebbe essere un obiettivo riabilitativo. Che per noi sembra una cosa banale, ma per un paziente di questo tipo è un grande successo. Sì, e soprattutto ci apre la mente a pensare che il risultato non è fare 50 volte la flessione del bicipite per riuscire in una palestra in qualche modo a aumentare la forza che misuriamo al dinamometro. No, il problema è che per quel paziente la cosa importante è rifare la scala di casa sua e le energie che sono necessarie per arrivare a quel risultato, magari sono 4 mesi di importante intervento da parte di tantissimi operatori, in cui interviene appunto la motivazione, gli esercizi in palestra, gli esercizi in giardino, ecco, la comunicazione con il mondo. All'interno del reparto abbiamo anche visto che può essere molto utile creare delle situazioni anche ludiche. Tra malati abbiamo fatto cinema, abbiamo fatto teatro, abbiamo fatto musica e adesso, per esempio,
Nel giardino abbiamo messo 5 bioarche, quindi è possibile anche lavorare con le piante, Bellissimo. seminare dei semi. Adesso stiamo seminando dei rapanelli perché abbiamo capito che il rapanello cresce in 15 giorni. E quindi Si anche vedono il i risultati. paziente che magari sta per un tempo più limitato vede crescere il suo rapanello. E su questo abbiamo alcuni fisioterapisti che si sono entusiasmati degli aspetti, diciamo, di coltivazione, perché l'idea della coltivazione, tra l'altro, fa sì che trasmette l'idea del prendersi cura di qualcun altro, c'è qualcuno che si prende cura di te, cioè, e ci sei tu che ti prendi cura di un aspetto della natura, e ci piacerebbe poi riseminare queste piante nel Bosco del San Luigi, che ha un meraviglioso parco e che quindi da questo punto di vista è un ospedale un po' speciale. Beh, tutto è possibile nella vita. Certo. Un'altra curiosità, i pazienti che accedono alla sua struttura sono pazienti giovani, meno giovani, l'età, abbiamo detto l'età media, ma ci sono anche pazienti pediatrici, ne parlavamo prima, che la cosa mi ha colpito molto. No, pazienti pediatrici no, noi perché non abbiamo una struttura diciamo di pediatria e quindi l'azienda ospedaliera San Luigi è un ospedale per adulti. Però possiamo avere anche pazienti molto giovani, l'esperienza più recente che abbiamo fatto sono stati di pazienti con gravissime forme di depressione, giovani, molto giovani. La depressione, Adolescenti, mi diceva. sì, la depressione sta interessando popolazioni sempre più giovani. Abbiamo avuto con il professor Maina, con cui collaboriamo, che è lo psichiatra, il cattedratico di psichiatria dell'azienda ospedaliera San Luigi, abbiamo fatto l'esperienza di pazienti giovanissimi o molto giovani che ha fatto dei tentativi anticonservativi per delle gravissime depressioni e quindi sulla malattia psichiatrica, sulla grave depressione, si inserisce anche il problema della patologia secondaria, magari a un grave trauma cranico con fratture multiple, problemi respiratori, eccetera. E quindi l'ultima esperienza fatta è proprio quella di provare a gestire insieme questi pazienti e il professor Maina ci manda quotidianamente uno psichiatra e lavoriamo in collaborazione anche con gli psichiatri. Abbiamo avuto, devo dire, dei buoni risultati, ne siamo molto contenti. Nel momento in cui il paziente arriva alla sua struttura, come arriva, come fa ad arrivarci e quali sono gli obiettivi che vi proponete? Ma un paziente arriva alla nostra struttura da un altro ospedale o dal nostro medesimo ospedale, in genere da una rianimazione, un reparto di terapia intensiva o più raramente da reparti di cardiologia, neurologia, pneumologia. Quando arriva trova ad accoglierlo una nostra fantastica coordinatrice infermieristica e si fa il progetto insieme, normalmente ci si prende una settimana di tempo per analizzare il quadro clinico. E per fare un progetto riabilitativo e poi si fa un incontro con il paziente e i suoi familiari per condividere il percorso. Questa è un po' la modalità con cui si Ecco, lavora in riabilitazione. quello che mi ha colpito molto mentre lei parlava è che parlava di un lavoro di equipe, perché credo che voi vi interessiate del paziente per, come diceva lei, restituire quella che è la sua funzione, ma al tempo stesso vi prendete cura di tutta la famiglia anche. Sì, perché naturalmente per un paziente la famiglia è la risorsa fondamentale, quindi normalmente una famiglia e dei familiari presenti sono il miglior alleato. Spesso si lavora insieme e anche si danno dei compiti ai familiari e quando c'è il momento di lasciarci, perché magari il paziente ha fatto il suo percorso ed è il momento di accompagnarlo a un'altra struttura, in qualche caso oppure al domicilio, si fa tutta la formazione dei familiari, qualche volta anche dell'assistenza territoriale e del medico di famiglia, in modo tale da condividere questo percorso e fare in modo che l'ammalato, la persona assistita, non abbia un salto, no? Nel passaggio delicato tra l'ospedale, dove l'assistenza è estremamente presente, e il territorio, dove spesso i pazienti hanno paura a tornare a casa perché si sono sentiti molto protetti e hanno l'idea di un salto nel buio. Allora la presenza della famiglia, dell'equipe territoriale diventa fondamentale in questo passaggio morbido dalla fase ospedaliera alla fase territoriale.
Leggo la domanda di un telespettatore. Mio figlio ha la fibrosi cistica, posso rivolgermi a una struttura come la sua? Sì, noi seguiamo da moltissimi anni i pazienti con fibrosi cistica. Una volta i ragazzi con fibrosi cistica avevano sopravvivenze molto limitate, oggi abbiamo dei ragazzi che sono diventati degli adulti. Io mi occupai al tempo proprio di traghettare i pazienti con fibrosi cistica dall'ospedale pediatrico al San Luigi, che è diventato il centro regionale per la della fibrosi cistica dell'adulto. C'è un'equipa anche lì multidisciplinare dove noi interveniamo per tutta la parte riabilitativa. Spesso però i ragazzi, per fortuna, fanno riabilitazione ambulatoriale o in day hospital o quando vengono a fare le visite presso il centro regionale. E quindi è una riabilitazione, salvo quando sono ricoverati o in situazioni molto difficili, magari pre-trapianto, i pazienti vengono trattati ambulatorialmente. Una delle idee, appunto, è quella di poter lavorare anche con loro nel giardino. Bene, ci auguriamo che il suo giardino funzioni e decolli sia ad esempio in tante altre realtà, perché è una bellissima iniziativa. La ringrazio dottoressa per essere stata con Grazie a lei. noi, ringrazio i nostri telespettatori per averci seguito e li invito alla prossima puntata della trasmissione In Salute. Grazie e arrivederci.